Ciao a tutti, Doc Andrea Rebic, di nuovo qui con voi. Oggi vi parlo di alimenti consentiti nella keto, a grande richiesta. Direi che è un argomento vasto, ma cercherò di andare abbastanza veloce, dandovi solamente quella che è un'infarinatura, perché servirebbe un video di ore. Ricordatevi con tutto ciò che è una dieta iperlipidica e non iperproteica, per cui quali sono gli alimenti da ricordare, soprattutto per bilanciare adeguatamente l'apporto di lipidi? Ebbene, avremo il burro, come diciamo, così come fonte primaria, non mi veniva in mente la parola. Ricordiamoci una maionese che ci facciamo soprattutto in casa come ottimo condimento, burro di cocco, olio di cocco, se si trova l'olio di avogado, ricordiamoci l'olio d'oliva, siamo sul Mediterraneo e direi lardo, strutto, eccetera. Queste sono le fonti, diciamo, da cui prevalentemente attingeremo grasso, ecco, per rimanere su una dieta iperlipidica. Poi potremo dar sfogo alla nostra fantasia in tema di carni grasse, di pesci grassi. Parliamo quindi per le carni, diciamo, anche l'agnello, volendo, oppure salsicce, salami, bistecche. Per i pesci daremo la precedenza a salmone selvatico per rimanere sulla nostra rana autoctona, per esempio le sardine, gli sgombri, quindi comunque pesci grassi. Rimarchiamo sempre la trota se qualcuno è pescatore o conoscete qualcuno che abbia così possibilità di procurarvi una trota selvatica. Le uova, fatte come volete, sbizzarritevi, anche frittate. Fate il tegamino con burra, uova, con formaggio fuso, asparagi, sono buonissimi. Dopodiché parleremo ovviamente di che cosa? Di vegetali. Vegetali, ampia scelta di insalate, tutto quello che volete. Gli zuccheri lì sono limitati dalla quota fibre, che fortunatamente è molto alta, per cui non vi preoccupate. L'altro limite è lo spazio proprio del nostro stomaco. Per cui, prima di tutto, un po' ci stufiamo di ruminare e seconda cosa ci gonfia enormemente, quindi non abbiamo più spazio. Non state neanche a pensare di pesarle. Cosa metteremo? Quindi, diciamo, tanto per vi do subito l'idea. Avete presente l'insalata alla greca? Ecco, sfogatevi. Per cui, poi ci si può aggiungere un po' di tutto. Rimaniamo sempre anche cipolla, pomodori, aglio, capperi, crauti, quindi ci si può veramente mettere di tutto. Mi raccomando, fondamentali per l'apporto di minerali e direi vitamine, anche perché diciamo, è inutile andare a ribadire concetti che abbiamo già visto negli altri video, ma è una dieta che prevede anche una forma, diciamo, di perdita di liquidi particolarmente intensa e con essa minerali che altrimenti risulterebbero un po' come la pubblicità di quella famosa acqua dove c'è la particella di sodio da sola, sperduta, e mi faceva sempre un po' di tenerezza. Nella frutta, la frutta, diciamo, ricordiamoci le noci, ovviamente, la frutta secca. Nella frutta rientrano anche gli avogadi, anche se poi, diciamo, l'avogado non lo ritengo un frutto, però è elencato come frutta, va benissimo, elemento eccezionale per la keto. Ricordatevi tutte le nocciole, nocciole, noccioline, arachidi, noci di macadamia, anacardi, brasiliane, ce ne sono, vanno tutte bene. Utilizzate con moderazione, controllate la quantità di zucchero delle singole e tenete conto che sono molto proteiche anche e quindi molto caloriche. C'è anche un discorso da fare per la quantità di omega 6 nel suo contenuto, ma divagheremo troppo, per cui diciamo comunque utilizzatele sempre con moderazione. Della frutta possiamo rimanere essenzialmente su quella che è consentita e siamo sulle bacche. Eccezionale la fragola, il mirtillo, soprattutto la mora, il lampone, il ribes, da utilizzare con maggiore attenzione circa le quantità saranno il cocomero, melone, anguria, la mela, un kiwi veramente se è molto acerbo, un pompelmo magari piccolino, metà.
Quindi questo è sempre per contenere la quota zuccheri. Non mi soffermo sulle varie proprietà perché non ne verremo veramente a capo. Cosa dire? Cioccolato fondente eccezionale, lo potete frullare con un po' di l'acanto se proprio volete, quindi quella monk fruit che poi è ritrolo, con molta moderazione. Ho già espresso le mie considerazioni in merito. Con qualche mandorla, con un rosso d'uovo, con un po' di mascarpone, con yogurt greco, e dico greco intero perché è l'unico che ha poco zucchero proprio per la sua modalità intrinseca di lavorazione, e nella forma intera ha più o meno 4 grammi di zucchero e 10 grammi di lipidi, se non sbaglio. Quindi frullatelo con quello, oppure con l'ottimo mascarpone, magari con un goccio di caffè. E magari del cocco tritato e 2 o 3 mandorle dolci tritate, vedrete che farete degli ottimi dolci. Quindi il 96%, 99%, state attenti alle quantità e guardate bene l'etichetta circa zuccheri e carboidrati, che devono essere comunque al di sotto dei 14-15. E cosa dire? Per le bevande ricordatevi la possibilità sempre di aggiungere oltre lime, limone o aceto di mele come condimento, ottimo per l'abbiamo già visto per le sue proprietà, lo potete mettere anche nell'insalata. Dicevo, come bevanda dissetante vanno benissimo le limonate, limone, lime, potete metterci una foglia di menta che dà quel tocco in più, qualcuno ci mette la cannella, insomma, diciamo, studiateci un pochettino. E il caffè, ne abbiamo già parlato di un video a parte, se vi piace sbizzarritevi. Il tè verde soprattutto per le sue proprietà ormai diciamo quindi così decantate, soprattutto diciamo sembrano anche anticancerogene, soprattutto se se abbinato al ginseng e alla radiola, quindi diciamo avete anche il semaforo verde per tè e ginseng. Cosa dire? Spero in questa carrellata di averci messo un po' di cose interessanti, di avervi dato degli spunti. Chiedete, era impossibile trattare subito così tutto in una botta. Chiedete e vedremo di approfondire il singolo aspetto. Se vi è piaciuto il video, ovviamente, come sempre vi ricordo, perché me lo dimenticherei, di mettere like, di condividere, importantissimo, e se non l'avete già fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale. E con questo vi saluto, vi auguro una buona serata, Doc Andrea Rebic.